1 miliardo e 200 milioni circa è la spesa prevista dal PSR 2014-2020 per quel che riguarda la regione Calabria. Per capire a che punto è questo importante comparto e questo impegno di spesa che sta approntando la regione Calabria, oggi noi ne parliamo con il dirigente generale vicario del settore agricoltura, il dottor Giacomo Giovinazzo. Dottore, benvenuto e grazie per aver accolto il nostro invito. Allora, a che punto è questo impegno di spesa nei confronti dell'agricoltura? Beh, innanzitutto voglio, precisare una cosa. Il PSR è la finanziaria regionale, ma non assorbe tutto quello che in agricoltura si fa. L'agricoltura, indubbiamente noi finanziamo, degli interventi di sviluppo e di sostegno, alle misure, a superficie. Però immagino e altri elementi compendiano l'agricoltura. Penso per esempio al discorso delle OCM, le organizzazioni comuni di mercato, o anche tutta l'operazione che viene fatta sulla bonifica, sui consorzi di bonifica, sull'aspetto delle dighe. Quindi l'agricoltura ricopre una sorta di elemento onnicomprensivo di tutto il sistema dell'asset produttivo Diciamo calabrese. che il PSR è l'asse portante. Il PSR è l'asse portante, soprattutto visto le ristrettezze, di bilancio, e la mancanza, se vogliamo, anche di una politica agricola nazionale che poggia, tutta la sua evenienza sul sistema europeo, diventa l'unico punto di riferimento per progettare e programmare lo sviluppo dell'agricoltura calabrese. Senta, a proposito di consorzi di bonifica, nei mesi scorsi c'era stata una piccola polemica con alcune associazioni di categoria per quanto riguarda i pagamenti, i ritardi di pagamenti, che poi, come dire, è un problema che riguarda anche altri settori per quanto riguarda la Regione Calabria. Beh, riguarda, io innanzitutto voglio chiarire che ritengo che i consorzi di bonifica svolgono un ruolo importantissimo nel territorio. Devono essere, come dire, riformati, ma soprattutto devono svolgere un ruolo, del segmento complessivo della filiera istituzionale. Quindi i ritardi di pagamenti ci sono stati, probabilmente derivanti anche, da eccessi fatti nel passato. Va riorganizzato anche questo aspetto, dei consorzi di bonifica, però ci sono dei consorzi di bonifica che svolgono un ruolo anche attivo. Probabilmente alcune cose fatte nel passato e alcune cose pensate, in servizio del passato devono essere riviste alla luce anche di un cambiamento che l'agricoltura ha subito e di una centralità di altri elementi che possono essere riviste. Voglio dire che in momenti particolari, come e soprattutto nell'orografia che la Calabria ha, i consorzi di bonifica potrebbero svolgere un ruolo importante anche nel presidio del territorio. Si tratta praticamente di mettere a rete tutto il sistema. Senti, ritorniamo un po' al PSR 2014-2020, diciamo all'asse portante come è stato detto poc'anzi. Parliamo di questi bandi aperti, quali sono i bandi aperti e quali i chiusi, giusto per capire a che punto è questo importante provvedimento che prevede un po' di soldini a sostegno dell'agricoltura calabrese. Assolutamente. Visto e considerato che lei è tecnico, per cui magari può, come dire, dare delle migliori delucidazioni per quanto riguarda sempre questo importante settore. Allora, chiarisco subito che noi dobbiamo ancora mettere a bando delle misure minori, circa 15 bandi da fare. Quindi, voglio dire, gran parte del cuore del PSR è stato già attivato. Abbiamo attivato le misure a superficie che ci hanno consentito di raggiungere già il target di spesa con un anno quasi di anticipo. Siamo tra le prime regioni, anche grazie, alle spese fatte per il trascinamento delle misure rinvenienti dal passato PSR e con le misure, a superficie nuove. Abbiamo attivato, di questi giorni, la pubblicazione della graduatoria definitiva che abbiamo finito in queste ore, prima che io venissi qua, per quanto riguarda, i giovani. La famosa misura La 4. famosa misura 412 Ecco, ecco. aggregata alla misura 6.1. Per la misura 6.1 finanzia il premio, la 412 finanzia l'investimento. Quindi, sono delle misure aggregate per consentire al giovane che si insedia Il di famoso primo il famoso insediamento. primo insediamento.
il contributo di 50.000 euro. Assolutamente. Che più... però, come dire, questi soldini come dire, non bastano a far diventare imprenditore agricolo il giovane che non vuole lasciare la nostra regione. La ringrazio per questa precisazione, perché l'agricoltura non è un'agricoltura narrata, è un'agricoltura in cui non si fa il sabato e la domenica, non si fa per hobby, si fa per lavoro. Il giovane imprenditore che si insiede deve essere un imprenditore agricolo e purtroppo l'agricoltura è sacrificio. Spesso praticamente confondiamo, può anche capitare, diciamo, in una regione in cui ha difficoltà di inserimento lavorativo, che in alcuni casi, ma diciamo in molto limitati casi, si veda il primo insediamento come una sorta, diciamo, di rifugio che poi non porti, diciamo, uno sviluppo. I 50.000 euro sono niente. Ecco, chiariamole perché è importante. Il premio di 50.000 euro sono niente se non si ha un'idea imprenditoriale che possa sostenere lo sviluppo. Cioè, noi abbiamo un tasso praticamente di mortalità dei giovani imprenditori che hanno dei progetti non sostenibili economicamente. Noi abbiamo fatto uno sforzo anche, diciamo, nella programmazione. È vero, abbiamo investito sui giovani imprenditori, abbiamo investito nelle aree interne. Abbiamo investito anche nella selezione di progetti che siano autosostenibili, perché non ha senso creare, diciamo, illusioni nei giovani imprenditori. Cioè, l'agricoltura, al pari, diciamo, di altre attività, è un'impresa. Se non si fa con la cognizione imprenditoriale, finito il premio, diventano tragedie. Anche perché oramai, come dire, i finanziamenti a pioggia, a fondo perduto, chiariamolo ancora una volta, sono finiti. Allora, il tasso, sono finiti i soldi fondamentalmente, perché un miliardo 130 milioni sembrano tanti, ma in realtà dal mio osservatorio privilegiato scopro che i soldi, faccio un esempio, per le misure a sviluppo sono 340 milioni di euro. Poi abbiamo una sorta, diciamo, di diversificazione, perché il PSR consente, se vogliamo, di esprimere anche tutto ciò che l'agricoltura sta esprimendo, ovvero contaminazioni di multifunzionalità. Questo che significa? Significa che accanto alle misure di sviluppo ci sono delle misure di sostegno al reddito, di sostegno all'agricoltura biologica, di sostegno anche alla multifunzionalità. E degli ultimi giorni un bando, io prima, diciamo, di essere dirigente generale vicario, sono dirigente del settore della competitività, colui, diciamo, che si occupa delle misure a sviluppo, la 4 e la 6. Abbiamo emanato un bando sulla 6.2, che sono attività extra-agricole in aree rurali. Delle attività molto interessanti che servono a, non sono attività agricole, bensì extra-agricole, e servono a supportare quelli che sono i servizi in area rurale. Cioè, l'agricoltore, per poter avere soddisfazione e rimanere in area rurale, deve avere, faccio un esempio, la capacità di capire quali sono i terreni a disposizione per andare ad affittare. Per esempio, questa misura finanzia un'app o delle app che possono, diciamo, individuare e aiutare in forma di servizi innovativi anche questa tipologia di intervento. Ecco, ritornando un po' al primo insediamento, la fase della valutazione delle domande è stata oramai passata, per cui quante ne potranno essere, quante domande sono state presentate, quante ne potrebbero o ne potranno essere messe a ruolo, finanziate. Allora, diciamo, ne approfitto perché lei, sì, essendo la parte tecnica della Regione Calabria, devo dire che i dati ancora, diciamo, precisi non ce li abbiamo, nel senso che stiamo facendo gli ultimi aggiustamenti e quindi c'è un elemento importante che bisogna dire. Il presidente Oliverio e il consigliere D'Acri hanno dato all'insediamento dei giovani una priorità. Noi abbiamo fatto un decreto in cui al primo bando di 40 milioni di euro abbiamo aggiunto un ulteriore fish finanziario di 20 milioni di euro, quindi in questo bando saranno in gioco circa 60 milioni di euro solo per gli investimenti e poi 30 milioni di euro per quanto riguarda i premi. Quindi
diciamo 60 più 30 sono 90 milioni di euro, quindi tutto quello che potrà essere finanziato andrà a ballare, a diciamo a coinvolgere una fiche finanziaria di 90 milioni di euro. Questo è il dato, diciamo, di importanza. Sul numero dei progetti che verranno finanziati stiamo elaborando la graduatoria per sapere il numero. Diciamo che immagino non saranno finanziati meno di 500 progetti in questa prima battuta. Ecco, sempre per quanto riguarda, è meglio ripeterlo, il primo insediamento, che non vuol dire che un giovane, come dire, nel momento in cui accede a questo finanziamento diventa imprenditore agricolo. Assolutamente. Diciamo, perché se non scappa prima e rimane qui in Calabria, magari scappa dopo, perché si trova di fronte a un... è meglio sottolineare. Allora, io voglio lanciare un appello ai giovani, anche a quelli che hanno fatto la domanda. Allora, bisogna essere convinti. Il premio ci dà una liquidità effimera, perché il vero problema è poi fare l'investimento che segue al premio. Cioè, perché parliamoci chiaro, interrompo, 50.000 euro a momenti non servono neanche a comprare la ruota di un trattore. Giusto per dare... I 50 milioni servono praticamente a coprire i costi vivi del fatto che diventiamo imprenditori. Con quei 50.000 euro io mi vado a pagare i contributi che devo poi versare all'INPS. Mi vado praticamente a finanziare quella mia parte, diciamo, di attività che mi serve poi per avviare la startup, la liquidità necessaria che mi serve in una prima fase per... Quindi, cioè, c'è un'agricoltura, un errore che si sta facendo in questo periodo, è che spesso è un'agricoltura facilitata e narrata. Purtroppo l'agricoltura è scarpe con il fango, sudore, esposizione alle intemperie, utilizzo dell'innovazione tecnologica, ma soprattutto grande sacrificio. Ecco, cioè, grande sacrificio. E ora devo interrompere, magari ritorniamo a parlare di questo, come dire, dei giovani imprenditori nella seconda parte, perché dobbiamo cedere la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A fra poco. Museo dell'Olio Gabro. Conoscere la tradizione per migliorare il nostro futuro. Sei mosso ogni giorno da qualcosa. Ciò che ti fa amare, ciò che ti rialza quando credi di essere a terra. Qualcosa che ti spinge a scegliere, rischiare, vivere, sognare e lottare per un sogno. Questa è la tua energia. Omnia Energia è l'energia della tua terra. L'energia che ti appartiene. Dopo le tante date di successo, Il Figlior Prodigo, il musical del Giubileo, desiderato da Papa Francesco, approda a Cosenza, al Teatro Rendano. 5 dicembre, mattinée dedicato alle scuole. 6, 7, 8 e 9, serale ore 20 e 30. Regia di Isabò, da un'idea dei detenuti del carcere di Milano Opera. Siamo ritornati in studio per, ve lo ricordo, perché in questa puntata settimanale, in questa intervista chiacchierata, siamo ritornati a parlare di agricoltura, del PSR e dell'agricoltura in generale. Lo stiamo facendo con il direttore generale vicario del settore agricoltura della Regione Calabria, del dottor Giacomo Giovinazzo. Allora, stiamo parlando di questi potenziali giovani imprenditori agricoli calabresi che potranno accedere a questo primo insediamento. E stava lanciando un appello molto importante. L'appello che lancio è il premio è un incentivo a diventare agricoltori, ma non è la soluzione per diventare agricoltori. E soprattutto il premio non deve servire, e mi guarderei bene, diciamo, da pensare questo, però lo dico perché nell'immaginario collettivo un giovane che si insiede potrebbe dire: beh, c'ho 50.000 euro, la prima cosa che faccio mi compro la macchina. No, io quei 50.000 euro, il premio deve diventare il tesoretto nei momenti di difficoltà. Cioè, io devo avere la capacità di utilizzare quei soldi per cominciare lo startup dell'investimento, perché poi per un'azienda che nasce il sistema bancario è un sistema bancario particolare, anche in Calabria lo sappiamo, quindi a noi serve praticamente, quando mettiamo a disposizione dei giovani, guardate, io sto chiudendo la fase della vecchia programmazione,
Stiamo facendo revoche per circa 150 giovani agricoltori e guardate che è difficile spiegare che quei soldi che non sono stati spesi bene poi devono rientrare. Con crisi anche umane, oppure un'altra cosa diciamo, che deve essere assolutamente non ben chiara, non possono essere finanziate attività al di fuori di quelle progettate. Ci siamo trovati casi in cui delle cose finanziate, delle strutture finanziate, in qualche caso non erano state utilizzate per quello scopo. Noi abbiamo dovuto revocare, ma siccome noi siamo padri di famiglia... Che poi revocare vuol dire che i soldi, come ha detto prima, devono ritornare anche indietro. Revocare con i soldi di tornare anche indietro e soprattutto, diciamo, in questa nuova programmazione c'è un aspetto di protezione del fondo comunitario con la fideiussione. Quindi, e diciamo, c'è anche, chiedo scusa, un maggiore controllo da parte dell'Unione Europea, perché parliamoci chiaro, fino ad oggi la Calabria, come dire... ha speso un po' ad occhi chiusi questi soldi negli anni precedenti? Devo dire che in questo momento, allora, diciamo, il sistema, io ho avuto la fortuna di lavorare in 3 regioni e di seguire, diciamo, 3 fondi strutturali, dal 94 al 99, dal 2000 al 2006, 2007 al 2013 e poi quest'altro fondo. Man mano che i fondi vanno avanti, l'asticella, diciamo, della comunità europea si alza, perché il sistema di controllo e la Corte dei Conti fa un'operazione di verifica di quello che è stato speso in passato, quindi quello che era un vulnus diventa un sistema di controllo per il futuro, quindi non si può più scherzare sui fondi. No? Se lo dice un dirigente, un funzionario indipendente della Regione Calabria che ha una certa esperienza, qualcosa dovrebbe... Non si può scherzare sui fondi per 2 ordini di motivi, perché... chi utilizza il fondo in maniera difforme fa 2 danni, il primo a se stesso, no? Il secondo all'immagine della Calabria. Guardate, non è tutto nero, cioè noi non siamo all'anno zero, sono state fatte con i fondi comunitari delle operazioni di grande rilevanza agroalimentare, cioè l'asset calabrese è un asset dell'agroalimentare, è servito, diciamo, allo sviluppo il fondo, ha consentito di fare molte cose. Qual è il tasso, la criticità che abbiamo? L'abbiamo avuto in passato soprattutto sui giovani, per quelle motivazioni che abbiamo detto. Noi abbiamo avuto un audit che, diciamo, in passato abbiamo risolto alcuni problemi, ma uno degli elementi, diciamo, dell'audit è: come fate a individuare chi vuole diventare imprenditore agricolo? Questa è una domanda da 100 milioni di euro, cioè nel senso che... Che non sono finanziabili col PSR. Che non sono finanziabili col PSR, cioè nel senso che io dovrei praticamente entrare nella testa di un giovane e dire: ma tu vuoi fare veramente l'imprenditore oppure ti vuoi prendere i soldi? Però noi dobbiamo praticamente disincentivare attività che non siano funzionali al sostentamento del sistema di sviluppo, perché se non facessimo così avremmo fatto un danno soprattutto alla Calabria, ma un danno all'imprenditore che in questo momento si prende i soldi, ma sarà costretto poi a rientrare con grande, diciamo, difficoltà. Senta, lei è dirigente vicario del settore agricoltura. Che poteri c'ha in questo momento che può esercitare? Beh, io un po' nel tecnicismo. Diciamo, in questo momento faccio le funzioni del dirigente generale, che è assente per motivi di salute e mi auguro che rientri presto, prestissimo. E diciamo che noi stiamo cercando di fare un'operazione, già avviata ovviamente, di governance organizzativa del sistema burocratico del Dipartimento. Questo perché spesso, diciamo... Scusa, che quando si parla di burocrazia, molti consiglieri regionali hanno, come dire, sollevato la questione della burocrazia all'interno della cittadella regionale. Guardate, noi, faccio il dirigente, diciamo, di carriera e mi sento un privilegiato per avere un lavoro che mi piace, pagato anche bene. E noi abbiamo però una grande responsabilità. Chi fa il dirigente deve prendersi, assumersi delle responsabilità e soprattutto deve organizzare dei sistemi in cui gli altri devono interagire.
Spesso praticamente si fa della burocrazia regionale di tutta l'erba un fascio. Guardate, nella burocrazia regionale ci sono fiori di professionisti, sia dal punto di vista dirigenziale, sia dal punto di vista dei funzionari. Noi abbiamo fatto un'operazione sulle graduatorie, abbiamo chiuso 5 graduatorie sulle misure investimento, 4 interne, l'ultima, quella dei giovani che stiamo chiudendo in questi giorni, quasi chiusa, già chiusa però in alcune valutazioni ancora aperta, facendoci supportare dall'ARSAC, in cui ci sono fior fiori di professionisti che ci hanno dato un supporto di grande qualità. Quindi voglio dire, io penso che la necessità sia riorganizzare il sistema dei dipendenti regionali, metterli nelle condizioni di esprimere ognuno quello che possono esprimere. In due parole, tempistica ed efficienza del sistema. Allora, tempistica, efficienza e fornitura di mezzi e soprattutto praticamente senso di appartenenza a un progetto comune. Guardate, noi siamo i dipendenti di una regione. Noi siamo entrati per la prima volta in un posto unico in cui troviamo tutta la burocrazia regionale. Questo senso di appartenenza, il regionalismo calabrese è ancora acerbo, questo senso di appartenenza all'ente si sta sviluppando in questi 2 anni, no? In cui noi siamo in un posto unico, in cui noi scambiamo tutte le ipotesi e abbiamo un posto di lavoro molto dignitoso, no? Anche dal punto di vista logistico. Ci sono tante cose che devono essere fatte, ma la riorganizzazione passa attraverso la valutazione di cose che non vanno bene e la riproposizione di cose che devono andare bene. Ecco, lei da quello... spero di aver studiato bene, è anche commissario liquidatore delle comunità montane, che rappresentano ancora un peso per la regione Calabria e per i calabresi quando sono contribuenti. E quando verrà definitivamente archiviato, secondo lei, questo comparto? Diciamo che questo è un lavoro aggiuntivo che ho fatto, diciamo, di questi giorni anche la proroga che io ho chiesto per un anno. Perché... io l'ho fatto questo lavoro con dipendenti di Calabria Verde, no? Dipendenti di Calabria Verde che erano transitate alle comunità, cioè dipendenti delle comunità montane transitati a Calabria Verde. Io ho utilizzato questi dipendenti in cui ho individuato delle professionalità di elevato profilo. Anche perché, chiedo scusa, ci sono ancora vecchi contenziosi con le comunità montane. Allora, il problema è un processo... perché ho chiesto la proroga? Ho chiesto la proroga per 3 ordini di motivi. Le comunità montane hanno un patrimonio, diciamo, di manufatti e di patrimonio strutturale ampio e che può portare ricchezza alla regione. C'è un contenzioso dovuto all'alto tasso di litigiosità di enti prossimali che in un momento particolare della vita sono stati, diciamo, chiusi. C'è una difficoltà operativa rispetto all'allineamento dei contributi INPS. Questi sono i 3 problemi che rimangono principali. Come dobbiamo operare su questi 3 problemi? Noi abbiamo innanzitutto, diciamo nell'anno in cui io ho fatto questa operazione, ora ne avrò un'altra a disposizione, pagato tutti gli stipendi arretrati dei dipendenti, chiuso contenzioso per 600.000 euro, fatto una rottamazione di cartelle Equitalia, valore 900.000 euro per 400.000 euro. Allineato i mutui, cassa depositi e prestiti, le comunità avevano 154 mutui per 43 milioni di euro, ne erano stati erogati 40 e pagavamo per 43. Allora noi siamo andati a cassa depositi e prestiti e abbiamo detto allineateci i mutui, quindi abbiamo rifatto il piano di ammortamento risparmiando qualcosa come 286 mila euro l'anno. Tutta questa operazione io l'ho fatta con qualche consulente, ma con dipendenti di Calabria Verde. Cioè, voglio dire, le professionalità, se ben guidate e ben strutturate... Si hanno in casa. Si hanno in casa. Cioè, io ho scoperto delle cose, e soprattutto una cosa, diciamo, per cui abbiamo dei beni.
che possono essere messi a frutto, che possono portare ricchezza alla regione. Ma proprio tanta ricchezza. Tanta ricchezza. E questo, diciamo, è sia ricchezza dal punto di vista umano, sia ricchezza dal punto di vista anche dal punto di vista materiale. Ecco, chiedo scusa, ecco, no, non so, e la voglio interrompere perché mi perdonerà il regista, voglio concludere con un'ultima domanda. La Regione Calabria come sta organizzando il Vin Italy, perché purtroppo il tempo a nostra disposizione è quello che è, e se, come dire, l'agroalimentare calabrese sarà presente sulla piattaforma FICO, la fabbrica italiana contadina, questo grande parco agroalimentare che è presente a Bologna. Partiamo, diciamo, da quest'ultimo aspetto. La Regione Calabria è l'unica regione presente a FICO, ci siamo per 3 mesi. Ogni fine settimana, grazie all'ARSAC e soprattutto grazie alla sinergia con il Dipartimento, con il settore internazionalizzazione guidato dall'autoressa Gina Quino e con il Dipartimento Agricoltura e l'ARSAC, noi ogni fine settimana facciamo una serie di incontri e di degustazioni dell'enorme patrimonio agroalimentare. Durante la settimana. Chiedo scusa, faccio una violenza all'italiano molto più di enorme. Abbiamo un patrimonio. è un patrimonio, allora lo definiamo imbarazzante, perché non sappiamo da dove iniziare. Ecco. E questo spesso, diciamo, il più diventa praticamente il limite, perché non sappiamo. Però, allora, durante la settimana noi facciamo delle operazioni di degustazione monotematiche. Allora, il mese di novembre abbiamo messo l'olio, che è un asset importante, il mese di dicembre ci saranno le clementine, l'IGP di Calabria, il mese, diciamo, di febbraio ci saranno altri prodotti, con una costante di prodotti tipici, unici, calabresi. Immagino la liquirizia, immagino i fichi di Cosenza, DOP, immagino il bergamotto di Reggio Calabria e poi i salumi, l'andue, insomma, diciamo, esatto. Questa. Quindi, diciamo, FICO per noi diventa una vetrina attrattiva per continuare quel percorso che è stato iniziato da Expo, che è continuato con l'operazione Bastianici, perché quella è un'operazione importantissima in cui noi stiamo dicendo al mondo che in Calabria c'è uno scrigno di prodotti e soprattutto è una regione da scoprire. Dopodiché, come ci stiamo organizzando? Aspetta soprattutto ai calabresi. Assolutamente, assolutamente. Come ci stiamo organizzando? Noi abbiamo opzionato già in questi giorni il settore della promozione, ha opzionato già per Vin Italy e anche per Sol, e soprattutto il 15 di dicembre ci sarà quella ormai operazione che diventa un appuntamento stabile, che è Rosso Calabria. Abbiamo in mente, dopo del Vin Italy, di trasformare in ogni città calabrese un'operazione di promozione di questo brand che sta prendendo più piede. Quindi, vuol dire, c'è una doppia direttrice, una direttrice che va all'esterno della regione, sui confini nazionali, europei e internazionali, e una direttrice interna che deve far scoprire ai calabresi, prima ai calabresi e soprattutto al sistema della ristorazione calabrese, la grande capacità e la grande possibilità di valorizzare a costo zero prodotti di prossimità e prodotti calabresi. Perfetto, io la ringrazio, siamo andati un po' oltre, ma ne è valso davvero la pena. Grazie per essere stato ospite qui con noi e grazie a voi che ci avete seguito da casa. Arrivederci alla prossima settimana. Sei mosso ogni giorno da qualcosa. Ciò che ti fa amare, ciò che ti rialza quando credi di essere a terra. Qualcosa che ti spinge a scegliere, rischiare, vivere. Sognare e lottare per un sogno, questa è la tua energia. Omnia Energia è l'energia della tua terra, l'energia che ti appartiene.